Ciao a tutti, ecco un altro video sulle Yankee Candle. Siamo nel mese di maggio e nel mese di maggio le candele, le fragranze del mese sono e Childish e Soft Blanket. Questo cosa significa per la Yankee Candle? Significa che tutte le fragranze del mese, che solitamente sono due, sono scontate in tutte le loro versioni, cioè giara grande, piccola, media, tart, votivo, eccetera, scontata del 25%. Ve le volevo recensire, dato che appunto le due fragranze del mese io le ho comprate tutte e due. Dunque, facciamo che vi parlo prima di questa, che è più breve il discorso, perché allora, scontata adesso dovrebbe costare sui 20 euro e qualcosa, 20,50 euro, 20,99 euro. La giara è grande, veramente le giare grandi durano un casino, cioè io le tengo accese di norma quando riesco ad accenderle, perché significa che sono in casa proprio dalla mattina verso le 10 fino alla sera a mezzanotte che non vado a letto e se ne consuma pochina, ecco. Quindi insomma vale la pena spendere 20 euro per prendere questa. Io se posso prima della fine del mese mi farò scorta, perché io la amo. Niente che ve lo dica a fare, è buonissima. Ho sentito qualcuno, ma sono rari casi, che si lamentano che non si sente nulla. Che carina. Secondo me sono state sfortunate, diciamo, le persone che hanno comprato la giara che dicono che non si sente, perché io non sento nessuno lamentarsi. Uno può dire non mi piace, ma che non si sente è molto difficile. È buonissima. Vaniglia, ambra, che buona, è buonissima. Comunque, consigliatissima, cioè a occhi chiusi per me. Ora veniamo a lei e Childish. Dunque, questa è stata un'altra di quelle fragranze di cui vi parlavo nel video precedente, quando vi ho fatto vedere le candele finite, insomma le Yankee finite, di quelle che io mi acquistai, bello che io mi acquistai, vabbè, che acquistai con il mio primo ordine Yankee Candle, che feci, ripeto, 2 anni fa, forse anche di più, in versione tart. Fu un'altra di quelle fragranze di cui io mi innamorai perdutamente. È un'altra di quelle che io potrei definire, cioè io sono, ciao, mi chiamo Cristina e sono quella della saponetta. Saponetta, perché io non so. Non so se è messa fra le fresche o fra le fiorite, come tipo di fragranza. Fatto sta che è buonissima. Ha un profumo delicatissimo, ma buonissimo. Cioè, non ve lo so descrivere. Se non descrivervi che è veramente una ventata di aria fresca, un profumo di pulito, ma non parlo di pulito, però versione detersivi, profumo di pulito. Ah, che meraviglia! C'è una nota dolente, però. Già la tarte in sé era molto delicata. Questo dipende naturalmente anche dal naso delle persone. Io, ad esempio, ne ho regalata una a una mia amica, non è la mia amica con cui facciamo ordini compulsivi di Yankee Candle chiaramente nel mio condominio, un'altra mia amica, e lei questa tartina l'ha spezzettata tipo in 72 pezzi e diceva che la sentiva. Probabilmente, vabbè, anche io all'inizio le sentivo di più, però le è piaciuta tantissimo. E io già nella versione tart, sì. Si sente perché le tarte comunque si sentono. Quindi io ho ambienti nelle stanze, ma le stanze della mia casa non sono ambienti enormi. A parte quello della sala, che è 30 metri quadri, il resto delle camere, insomma, mi permettono di bruciare, insomma, un pezzettino di tarte e starci, insomma, abbastanza dentro. Questa giara io quando l'ho comprata, cioè mi è stata regalata, l'ho accesa, vedete che l'ho accesa 2 volte fino adesso. Tutta quella che vedete mancare qui sono stati 2 giorni interi di bruciatura proprio violenta. La prima volta che l'ho accesa, vi dico, io ho i capelli lunghi e prima o poi mi vedrete pelata perché sono distrattissima. Mi sono talmente sporta per annusarla che tra un po' pigliavo tutta a fuoco e veramente dovevo fare i video col parrucchino. Non sentivo un cavolo, niente. È vero che non l'avevo pagata io, ma ero dispiaciutissima. L'ho provata, anzi, e poi vi dico, siccome che c'è il metodo
che pare che non funzioni, in realtà funziona, di metterle a testa in giù per qualche giorno, per fare, insomma, passare fra i buchini che possono esserci nella cera, per farle salire, insomma, verso la superficie, io prima di accenderla, siccome memore anche delle voci che girano, che comunque si sentiva poco, eccetera, eccetera, se io anche vi faccio vedere di cosa stiamo parlando, l'ho fatto prima di fare la prima accensione. Comunque non si sentiva niente. Delusissima, veramente delusissima. La prima candela da cui si è rimasta così delusa per il profumo. Eppure, nonostante questo, qui in alto, cioè tutte le goccine di oli essenziali, si vede, cioè non è che mancava di olio, ecco, può succedere che una candela sia stata poco impregnata, eccetera, eccetera, può capitare, anche se con quello che costano me la devi sostituire in un minuto, cara Yankee Candle. Però giustamente ormai ce l'avevo, cioè non è che posso fissarla io, l'ho riaccesa. Devo dire la verità, è una candela molto molto delicata, cioè nel senso un odore molto, cioè a parte l'odore è proprio delicata la persistenza, ma già con la seconda accensione abbiamo migliorato. Quindi vi dico, se voi siete persone che vi piacciono, a cui piacciono le profumazioni molto delicate e comunque proprio gli odori poco invasivi, cioè ve la consiglio, ora che è in promo. Comunque anche questa costa sui 20 euro adesso, grande, e ve la consiglio. Non vi scoraggiate alla prima accensione, perché io ho notato che queste, le Yankee Candle, soprattutto in giara grande, molte lo fanno. Alcune, insomma, molte lo fanno, come questa nessuna, però io ho notato anche ad esempio in questa, la prima volta che l'ho accesa si sentiva benissimo, ma non come le volte successive che proprio mi profumava tutta la casa. Quindi vi consiglio di provarla e oltretutto vi consiglio anche di non arrendervi alle prime bruciature con nessuna di questi formati di candela, perché alcune possono avere l'olio essenziale, vedete, può anche darsi che, vedete, questo qui è tutto olio essenziale, probabilmente questa parte non è stata impregnata benissimo. Io ora la metterò nuovamente a testa in giù col bambino a cava sotto, poverino, e niente, cioè è sicuro che la finirò, cioè non è, tartizzarla mi dispiace troppo, perché è davvero buona. Niente, anche questo video è finito, queste sono le due fragranze del mese di maggio, vi saluto.